Stiamo chiedendo da 2 mesi, forse è arrivato il tempo e occorrerebbe anche delineare cos'è per noi l'Egitto. Se non è un paese sicuro per i suoi cittadini, non lo è neanche per i cittadini italiani e probabilmente andrebbe aperta a livello internazionale una maggiore capacità di incidere e di segnalare una distanza. Grazie, Un onorevole paese Scott. intero, Deve una concludere. generazione intera aspetta verità per Giulio Regeni. Non Grazie. lasceremo nulla di intentato. Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2142, dei deputati Monchiero e Rabino, concernente iniziative di competenza finalizzate alla rielezione dei componenti dei consigli dell'Ordine degli Avvocati in relazione alle procedure di accorpamento dei tribunali previste dalla riforma della geografia giudiziaria. Il deputato Monchiero ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto, onorevole. Un minuto è breve, ma il concetto che voglio esprimere lo è altrettanto, signor Ministro. Noi più volte abbiamo lamentato l'errore di programmazione, quello che dal nostro punto di vista ovviamente è l'errore di programmazione commesso nel sopprimere l'ospedale di Alba, che era uno dei il tribunale di Alba, scusi, che era uno dei maggiori del Piemonte, e di accorparlo ad un altro che era di dimensioni inferiori. Soluzione clamorosa, che ha avuto anche il piccolo frutto avvelenato a cui si riferisce questa nostra interrogazione di oggi, e cioè il mancato rinnovo delle rappresentanti degli ordini di avvocati correlati ai tribunali fa sì che oggi gli avvocati del Foro di Alba, che ripeto erano più numerosi di quelli del Foro di Asti, non siano per nulla rappresentati, poiché corre voce che ci sia allo studio una misura per prorogare ulteriormente la già inaccettabile situazione attuale. Ecco che questa interrogazione ha allo scopo di conoscere le intenzioni del Governo in questa materia. Sì, onorevole Monchiero, il ministro della Giustizia Orlando ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Grazie Presidente. Come è noto, gli interventi di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, realizzati mediante soppressione ed accorpamento di tribunali e conseguente revisione dei relativi circondari, ha comportato effetti anche sugli ordini professionali forensi. Gli ordini interessati da soppressione dei corrispondenti tribunali sono stati difatti estinti ex lege a decorrere dal 1 gennaio 2015 ed incorporati negli omologhi enti. Nel regolamentare la fase transitoria, la legge forense ha disposto la proroga dei consigli in carica, già istituiti presso i tribunali accorpanti, sino al 31 dicembre 2014, e la competente Direzione Generale della Giustizia Civile, nell'esercizio delle sue prerogative di vigilanza ed orientamento, ha emanato specifiche circolari offrendo indicazioni per gestire in modo opportuno tale procedura.